stato in tempi recenti così allegro, così festoso. Grazie, grazie Mackinson, grazie, grazie Travaglio, che articoli straordinari. Domani cosa farete? Ne troverete un altro, mi raccomando, cercateli bene, cercate i dati che io vi ho fornito, non nulla ho nascosto, tutto ci sa di me, perché io li possa leggere non come il racconto della mia vita, ma come il tentativo di mistificarla, di farla diventare una cosa diversa, di negare quello che ho sempre fatto per amore della bellezza. Tutti sanno, le strade sono piene di persone che mi vengono incontro per ringraziarmi di quello che ho fatto. Poi io leggo e sono colpevole di qualunque cosa. Beh, è meraviglioso. Io vi ringrazio, cioè voi potete vendere così sicuramente, dovete vendere molto con il Fatto Quotidiano, perché dovrete darmi molto di quello che mi avete rubato. Non dico nella mia dignità, ma nella verità. A voi la verità non importa, il fatto non vi importa, vi importano solo le bugie. E quindi quelli che vi leggono si nutrono delle vostre bugie. Io mi diverto moltissimo, più sono bugie, più io vado avanti e farò una proposta di, non so se 10 o 12 o 15 milioni che mi consentiranno poi alla fine di essere il proprietario di quel giornale. La causa civile che sta montando di giorno in giorno, di diario in diario, di articolo in articolo, è meravigliosa e nutrita di una quantità di bugie, come per esempio, caro Mackinson, quando mai avete smentito la balla che io debba soldi a Giovanni III, che non sa assolutamente che cosa io gli debba, e ad Antonio Di Pietro? Ora, mi piace, per far sentire a quelli che si abbonano e prendono questo magnifico giornale, quello che non hanno mai pubblicato. Hanno scritto che io devo dei soldi a Di Pietro, ad Antonio Di Pietro, anche un amico, ma certamente in un momento importante della storia italiana, un antagonista, e quindi cause, e quindi soldi che lui ha richiesto, soldi che lui ha tenuto. E tutto questo il Fatto Quotidiano lo dice come un mio non voler pagare i creditori. E quindi io parlo con Di Pietro, dico: ma ti risulta che io ti debba dei soldi, caro Antonio, caro Mackintosh, caro Mackinson, come si chiama? Ascolti, ascolti, ascolti quello che non siete stati capaci di scrivere neanche tre righe, e non mie. Ciao, ho già riferito alla giornalista, forse la pensava una giornalista, forse lei è anche una giornalista, del fatto che tu non mi devi più nulla. Ciao Antonio Di Pietro. Questa è la verità. Voi avete scritto che io devo soldi, molti soldi a Di Pietro. Bugia, bugia. Continuate a scrivere. Cosa uscirà domani? Non riuscite a scrivere la verità. Siete impediti, siete incapaci, perché la verità è la cosa più lontana da voi. Voi siete la bugia quotidiana. Giornale dedicato a me, il diario, io ogni giorno... Siete pronti? Cercate qualcos'altro, cercatela perché io possa aggiungerla alla causa che sto facendo per poter comprare il Fatto Quotidiano. Voglio esserne il proprietario, tanto sono entusiasta del mio giornale. Avete scritto che io devo soldi a Di Pietro? Di Pietro scrive: ciao, ho già riferito alla giornalista del Fatto che tu non mi devi più nulla. Ciao Antonio Di Pietro. Non siete capaci di scrivere neanche questo? Per forza, è vero, è la verità. Chiamate Di Pietro, non vi interessa, vi interessano solo le bugie, meraviglioso, vi ringrazio. Domani, domani cosa scrivete? Andate avanti e fate leggere le vostre bugie, è divertente, in fondo leggere un romanzo o un libro di fantasia è come leggere i vostri raccontini pieni di falsità e di bugie. Caro Mackintosh, auguri, e auguri di buona salute, auguri, auguri di buona guarigione, auguri.